quale può essere l'impatto concreto nell'uso delle terapie digitali per affrontare i disturbi neuropsicologici? Ne abbiamo parlato con la psicologa Benedetta Licuori, che abbiamo incontrato in Senato alla presentazione del primo DTX Monitoring Report sulle terapie digitali e l'avanzamento del sistema legislativo. Una iniziativa promossa dall'onorevole Simona Loizzo e organizzata da Indicon Società Benefit con il supporto di Ladies First. Che benefici concreti possono portare le terapie digitali nell'ambito neuropsicologico? Allora, i benefici che possono portare le terapie digitali sono ampi e vasti, in particolar modo quali? Fondamentalmente i trattamenti neuropsicologici puntano all'abilitazione, alla riabilitazione di determinate abilità. Qual è il problema principale? Nel senso che per poter acquisire e consolidare una determinata abilità è necessario che questa sia poi ovviamente debba essere esercitata, diciamo così, per poter essere acquisita sempre più facilmente. E quindi l'utilizzo delle terapie digitali ci permette di far esercitare, tra virgolette, bambini o adulti che siano, anche all'esterno del classico contesto riabilitativo, quindi a casa, in vacanza o quant'altro, proprio perché sono facilmente utilizzabili su smartphone o qualsiasi dispositivo portatile. E quindi il beneficio maggiore è proprio quello di poter dare la possibilità di esercitarsi spesso, di quindi acquisire e consolidare sempre di più quell'abilità che, tramite la pratica costante e ripetuta, poi necessariamente, diciamo, porta sempre di più all'automatizzazione dei processi, che è l'obiettivo poi ultimo che ci prefissiamo all'interno dei classici trattamenti tradizionali riabilitativi di tipo neuropsicologico, ma che con il supporto delle terapie digitali possono portare a miglioramenti sempre migliori e più, diciamo, anche rapidi. Perché possono essere importanti le DTX nelle strutture sanitarie? Allora, l'importanza delle DTX nelle strutture sanitarie riguarda una serie di aspetti. Possono essere utili per quanto riguarda sia il punto di vista dei pazienti, questo perché, rifacendomi al concetto di prima, la DTX sviluppata come un'app e quindi come un serious game barra videogioco permette al bambino e ai pazienti in generale di esercitarsi sempre di più, e sappiamo che più ci si esercita più ovviamente poi si consolida quella determinata abilità. Possono essere utili anche per i genitori, le famiglie, che ovviamente hanno bisogno di un supporto per seguire i pazienti e i figli, in questo caso anche nel contesto diciamo domestico, proprio per essere vicino a loro nel momento in cui si devono diciamo esercitare sempre di più. E così come possono essere utili ai professionisti proprio come supporto al trattamento ovviamente tradizionale, e allo settore sanitario in sé per poter fronteggiare il carico di lavoro eccessivo e a volte la carenza di operatori sanitari che in alcune strutture può essere presente. Quindi, diciamo, sono delle soluzioni innovative che permettono di rispondere a una serie di esigenze sotto una varietà di punti di vista che racchiude varie figure professionali e non. Quali sono gli esempi concreti di ambito di applicazione di queste terapie digitali? Le DTX possono essere applicate e sono sviluppate sia per quanto riguarda l'età evolutiva sia per quanto riguarda l'età adulta. In ambito diciamo evolutivo abbiamo infatti spesso, e lo notiamo noi stessi all'interno dei nostri ambulatori, bambini con disturbi specifici dell'apprendimento, quindi parliamo di dislessia, disortografia, discalculia, disturbi del linguaggio, disturbi diciamo di attenzione, dello spettro dell'autismo, così come disturbi in età evolutiva. In età adulta abbiamo una serie di ovviamente difficoltà relative a malattie neurodegenerative, a disturbi acquisiti in seguito a una determinata lesione, che può essere un trauma cranico, un ictus, eccetera. Quindi in realtà abbraccia una popolazione molto vasta per le quali potrebbero essere utili.